Stato Oltremare, 26 novembre 2016, siamo oggi qui al Farm Expo e siamo onorati di essere con Luigi Guacci, presidente di Guacci S.p.A. che dal 1946 è un'azienda leader nel settore farmaceutico. Buongiorno dottor Guacci. Buongiorno a voi. Dottor Guacci, ecco, questa potremmo dire che è la seconda fiera più importante a livello nazionale. Qual è l'importanza di avere questa fiera qui al sud e soprattutto a Napoli? Ha detto bene, perché finché c'è stata quella di Roma, questa è stata un po' oscurata. Adesso che a Roma non c'è più, c'è solamente quella di Bologna, averla qui a Napoli, e quest'anno è il nono anno, quindi non sono pochi, e vederla crescere sempre di volta in volta è una bella soddisfazione. Dottor Novellino, negli ultimi anni il mondo, l'ambiente della sanità è cambiato. Ecco, come cambia la figura del farmacista all'interno dei cambi della sanità? Quali sono i nuovi orizzonti? La sanità si pone tre obiettivi oggi. Quello del controllo farmaceutico delle malattie, quindi l'assenza di malattie, ma in più c'è la ricerca di benessere psicofisico e di bellessere per quanto riguarda la persona fisica, l'aspetto e tutto. E questi due trend, quello del benessere e quello del bellessere, cominciano a interessare sempre un gruppo più ampio di cittadini e cominciano a diventare in farmacia un motore portante, tenendo conto che per quanto riguarda i farmaci comunemente venduti, con l'avvento dei farmaci biologici parte di essi si stanno spostando fuori dal canale della farmacia. Allora la farmacia a questo punto deve avere due missioni: quella di curare le persone ammalate e quella di farsi carico delle persone sane, nel senso che deve diventare il consulente di tutte quelle persone che non hanno patologie sintomatiche, ma che per stili di vita non corretti, fra cui lo stile alimentare soprattutto, entrano in un circolo dismetabolico che poi prima o poi lo porterà all'insorgenza di quelle che sono le comuni patologie che noi conosciamo. L'AISF, Associazione Italiana Studenti Farmacia, è una realtà costituita esclusivamente da studenti ed è attualmente l'unica realtà che esiste nel Dipartimento di Farmacia e la più forte sul territorio. Io stanco l'AISF! Come nasce Farmaciste Insieme? Da quanti anni è attiva sul territorio? Farmaciste Insieme nasce circa 6 anni fa, da un'idea precisa che le farmaciste si uniscono e cominciano a fare squadra per dare un'idea un po' diversa da quello che è il farmacista. Solitamente quando si parla del farmacista si parla della lobby o della casta. Invece noi abbiamo voluto far capire che il farmacista sapeva fare ben altro, sapeva essere vicino al cittadino, sa scendere sul campo, sa stare sul territorio. Nascono quindi una serie di progetti che sono andati avanti, oggi siamo a livello nazionale. Every day, the